Noi siamo dei lavoratori in appalto a Edisu Piemonte, in forza Residence Luciani, che è l'azienda che gestisce i servizi delle residenze universitarie, e siamo in una situazione molto precaria perché non veniamo pagati dal mese di maggio, dunque siamo senza 4 mensilità. La motivazione che ci è stata data è il fatto che ci sia una cartella di Equitalia, un pignoramento in atto, per cui blocca quelle che sono le spettanze che Edisu dovrebbe erogare a Residence Luciani. In questo momento non è la prima volta che succede una situazione del genere, non siamo però mai arrivati ad avere 4 mensilità arretrate. Niente, noi chiediamo a Edisu Piemonte che si renda parte attiva nella tutela e da garante nei confronti di noi lavoratori. Come rappresentanti degli studenti siamo sempre stati dalla parte dei lavoratori di Residence Luciani, perché sono loro che permettono il funzionamento di tutti i servizi all'interno delle residenze Edisu e quindi il loro lavoro non può non essere pagato. Quindi abbiamo sempre fatto pressioni all'interno del consiglio di amministrazione perché Edisu prendesse parte in questa vicenda e facesse a sua volta tutte le pressioni necessarie sull'azienda per ottenere il pagamento dei lavoratori. Edisu in effetti si è mosso, ha fatto tutto quello che era nelle sue possibilità fare, ma non è stato sufficiente. In questo momento appunto i lavoratori continuano ad essere senza stipendio e a questo punto tutto dipende dalla volontà dell'azienda di pagarli subito come spetta loro.